Tutti ricorderete quel brano del libro del Coelet, un libro sapienziale, che comincia il capitolo terzo, che ogni cosa è buona a suo tempo e c'è un tempo per ogni cosa sotto il sole, che quando le cose mi vanno bene ti dico di sì, ma quando non mi vanno bene mi gira un pochettino perché non è mai il tempo. E io lo sto aspettando il tempo e vorrei forzare il tempo. E che cosa possiamo fare? Pensate, beh, forse quello che sta succedendo adesso con questi vaccini è la corsa del tempo. Poi ne parliamo forse l'anno prossimo quando arriveranno anche per noi. Però, e il tempo è un argomento che quando siamo troppo giovani non passa mai, quando iniziamo ad avere una certa età invece non sai come fare a frenarlo. Ma che cos'è il tempo? Vorrei semplicemente dare un'indicazione a questo riguardo e la vorrei trarre insieme a questo brano del Vangelo anche dal Vangelo di Giovanni, quando al capitolo secondo la madre di Gesù si accorge che non hanno più vino e dice al figlio: non hanno più vino. È lì che sembra che Gesù gli dia una rispostaccia alla madre che sarebbe proprio da denunciare, secondo qualcuno, eh? Letteralmente, tisse moi kai soi gynei, che cosa è a me e che cosa è a te, o donna? E poi dice, non è ancora giunta la mia ora. Anche per Gesù sembra che il tempo sia importante, ma quale ora? Cioè, ha sbagliato il momento opportuno o stai parlando di un'ora particolare? Dico questo perché il tempo ci può mettere sempre sotto scacco, oppure possiamo trarre dal tempo la cosa fondamentale, che è il tempo di fare l'atto di fede, come fa Maria. Lì dice, qualunque, va dai servi, dice, qualunque cosa vi dica, fatela. Come si fa a far venire il tempo? Attraverso l'atto di fede. I servi fanno quello che dice Gesù e lì l'acqua diventa vino. Questa acqua della purificazione che non era capace di dare la gioia, diventa questo vino nuovo. Perché c'è un tempo nuovo, c'è una presenza nuova che riempie il tempo che stavamo aspettando. E abbiamo fiducia dei tempi di Dio? Oppure, come dice quel servo che era stato posto a governo della sua casa, il padrone cronizzei, ritarda. Cioè, non è questo il suo tempo, questo è il mio. Aia. Quando iniziamo a fare i conti così con il tempo, è come cercare di tenere l'aria. Non ce la fai, non sei mai in tempo, non riesci a sintonizzarti con quello che succede, non ti va mai bene. Allora, su questo una parola su Simeone, perché è uno sveglio Simeone. Che non vuol dire che non andava a dormire. È uno che
sa mettere il proprio cuore nella disponibilità dei tempi di Dio, sa aspettare e sa come corrispondere. E forse provate a pensare anche umanamente, no? I tempi in famiglia, i tempi di coppia, quando non riusciamo mai ad andare al tempo giusto, quando dici una cosa, no, è troppo tardi o è troppo presto, la fatica della sintonia, come fare a sintonizzarsi? Beh, intanto la fiducia che i tempi di Dio sono giusti, ce l'abbiamo. I tempi di Dio sono giusti. È l'unica cosa che possiamo veramente credere, perché Dio non ritarda mai. Forse non siamo ancora pronti per entrare in quella novità che ci sta proponendo. Quindi non è che Dio non si sta sbrigando, ma io sono pronto a entrare in sintonia con Lui, con quello che sto vivendo adesso, Sono pronto a entrare in sintonia. Allora, sembra che avere queste rose rosse, che sono bellissime adesso, no? È il loro tempo preciso, perfette. Sarà il freddo che le mantiene così. Però è questo che intendevo. Se sono pronto io a entrare nel tempo giusto oppure voglio forzare i tempi. Maria ci fa vedere che l'atto di fede è ciò che riempie il tempo di Dio, per cui Gesù opera ciò di cui abbiamo bisogno. E quindi l'attesa che ho si compie quando l'atto di fede è pronto a fare la sua parte. E qui forse verrà un dubbio. Come, io mi sento pronto, sto facendo l'atto di fede, perché non accade? C'è il profeta Abacuc, che forse non è un vostro compagno di tavola, lo trovate nell'Antico Testamento, che a un certo punto dice: la visione attesta un termine. Il giusto vivrà per la mia fede, vivrà. E che cosa attesta questa visione? Qual è il termine? Certo verrà, non tarderà. Per questo il giusto vivrà nella fede, e se tarda, no, attendilo, certo verrà. Non tarderà. Cioè, a volte pensiamo che abbiamo già preparato tutto, perché non sta accadendo? E forse in quel momento dovremmo riformularci la domanda: ma sto facendo la mia parte? Perché se io sto facendo la mia parte, riconoscerò, come Simeone, riconoscerò la sua venuta, la sua presenza. Perché? Perché è lo Spirito che mi guida. Avete visto l'insistenza dello Spirito che era su di lui, lo Spirito lo spinge, gli fa riconoscere il bambino. E gli fa riconoscere anche le parole che deve dire a sua madre. Un po' meno piacevoli, Perché dire che anche a lei trasfiggerà l'anima una spada, non so, voi quando date una notizia del genere a qualcheduno, con che animo lo fate? L'obbedienza dello Spirito è anche questo,
Cioè dire la verità con carità, senza nascondere, ma allo stesso tempo senza voler infierire sull'altro. Perché se è fatta al tempo giusto, secondo lo Spirito, uno ti dice anche grazie, anziché scancherarti dietro. Provare per credere. Allora, così concludo, nel momento in cui hai colto la grazia di quel tempo e sei entrato con gioia, sei disponibile a questo, come succede per Simeone, quella luce che è entrata in te, che hai accolto, luce che viene dallo Spirito, diventa una luce favorevole anche per chi hai vicino a te. E questo forse tante volte ce ne saremo resi conto, che l'atto di fede dell'altro, nel momento in cui lo vive, se tu sei disponibile comunque a vivere di quello che lo Spirito ti mette davanti, l'atto di fede dell'altro non è per te né un'accusa né una prova. La luce è luce e ti farà del bene comunque sia. Comunque sia, sarà luce anche per te. Mi permetto di dire che la luce riflessa è bella. Cioè nel momento in cui riesci a riconoscere che è una grazia, che a te arriva in un modo riflesso, è una grazia. E quindi accoglila come tale. Vi rimando a questo perché in quel momento personaggi come Maria e Giuseppe, che avevano ricevuto delle grazie specifiche e dirette, la portavano la grazia, di molte cose si rendono conto soltanto in un modo riflesso. L'abbiamo sentito anche quel bambino di cui i pastori sentono, Maria ascolta queste cose e le custodisce nel cuore, non erano arrivate a lei direttamente, gli stanno arrivando indirettamente dalla fede dell'altro una luce per te. Quel tempo è un tempo di grazia, sì. Allora proviamo ad accogliere anche noi questo tempo di grazia che il Signore ci sta donando, perché credo che quando lo accogliamo come tale non ci lascerà mai senza averci riempiti di quella gioia, di quella grazia che era venuta a portarci. Se siamo disponibili, non ci lascerà a mani vuote, ma pieni, ci riempirà di quel dono che era venuto a portarci, a noi, prepararci con disponibilità e gratitudine.